Buongiorno a tutti. Iniziamo. Allora, buongiorno, mi sentite? Sì, ok. Allora, a nome del Comitato Scientifico do a tutti il benvenuto al convegno The Legacy of Tullio Levi Civita. Come sapete, a un anno dall'intitolazione del Dipartimento di Matematica, il convegno di oggi è un convegno interdisciplinare che intende celebrare l'eredità scientifica di questo grande matematico padovano. Visto che ci sono numerosi studenti delle scuole in sala, volevo giusto ricordare che in queste ultime settimane e nel cammino che ci ha portato qui al convegno di oggi, il Dipartimento di Matematica nella pagina Facebook ha pubblicato una serie di post che raccontano in pillole la vita, le tappe di vita di Tullio Levi Civita. Quindi vi invito a andarle a leggere, in particolare i giovani, e vi dico che questo percorso social è stato curato da 5 studenti del liceo Tito Livio, che è lo stesso liceo che Tullio Levi Civita ha frequentato da giovane. Quindi questo percorso lungo la vita di Tullio Levi Civita sarà oggi approfondito con 4 relatori accademici di fama internazionale che ci aiuteranno ad approfondire questo percorso per conoscere lo spessore scientifico ma anche lo spessore umano di Tullio Levi Civita, che è stato un matematico ma anche un uomo e un cittadino. Do subito la parola al rettore per i saluti iniziali. Colleghe e colleghi, studentesse e studenti, questa occasione abbiamo anche i nostri futuri studenti, oltre agli studenti dell'Ateneo, benvenuti a una giornata importante. Distinguished guests, welcome in this great hall. We are really very pleased that you are here and participate in this symposium. I will carry on in Italian if you forgive me, but I really wanted to give you my best welcome. È una giornata importante perché a un anno dalla iniziativa del Dipartimento di Matematica, a cui siamo davvero grati per aver voluto intitolare il Dipartimento stesso, quindi l'identità più preziosa Tullio Levi Civita, celebriamo la personalità di Tullio Levi Civita, il matematico e l'uomo. Credo che nessuna presentazione né indicazione dell'importanza sia necessaria, soprattutto a questo uditorio. Mi fa piacere ricordare che il Presidente della Repubblica, nella sua partecipazione alla inaugurazione dell'anno accademico una decina di giorni fa, ha voluto ricordare Tullio Levi Civita, ha voluto citare tra le stelle del nostro Ateneo il grande matematico e il suo scambio epistolare con Albert Einstein. Di più non si può aggiungere. Lasciatemi però ricordare che la figura di Levi Civita io la trovo particolarmente importante per quando si guarda quest'aula e si guarda la storia dell'eccellenza in scienza di questo Ateneo, per ricordarci che esiste una linea continua tra i grandi dell'antichità, Galileo Galilei, i grandi della medicina, e la qualità di oggi, è la qualità di cui siamo orgogliosi, il fatto che nelle 2 consecutive valutazioni della ricerca in Italia, Padova è risultata prima in entrambe le valutazioni. Tullio Levi Civita è il passato recente e ci dice che quando si crede nella scienza, quindi quando vi è una determinazione a perseguire la libertà della scienza e la qualità della scienza, abbiamo un humus, abbiamo una continuità nella quale poi emergono i grandi fiori, nella quale splendono le stelle. Non c'è dubbio che Tullio Levi Civita è una grande stella, ma Tullio Levi Civita è una grande stella che nasce e può nascere in un Ateneo che nella scienza ha sempre investito, la scienza ha sempre creduto e ha sempre permesso di svilupparsi. Sempre permesso di svilupparsi, però ci ricorda anche una pagina nera. Ci ricorda anche, io credo che la memoria sia un dovere, e l'Ateneo, come
tutti sappiamo della Patavina Libertas, l'Ateneo che ha permesso a Galileo di sviluppare le sue teorie in piena libertà, proteggendolo da intrusioni nella libertà di scienza, l'Ateneo che ha permesso di sviluppare la scuola medica con gli approcci sperimentali che altrove erano negati. Tuttavia, nella pagina nera delle leggi razziali non ha potuto o non ha voluto difendere Tullio Levi Civita e ha accettato che Tullio Levi Civita fosse cacciato dall'università. E credo che la figura di Tullio Levi Civita ci insegna quindi due cose diverse: il grande scienziato che dobbiamo guardare, cui dobbiamo aspirare, ovviamente ognuno di noi mette il suo granellino, non tutti possono dare il contributo di Tullio Levi Civita, ma ognuno di noi non deve tirarsi indietro da dare con onestà intellettuale e impegno il proprio contributo alla scienza. Ma anche la vicenda umana di Tullio Levi Civita ci ricorda, proprio attraverso la persecuzione che ha subito un grande scienziato, che la Patavina Libertas non è solo libertà di scienza, ma è anche libertà della persona, è anche garantire i diritti inalienabili delle persone, garantire la pari dignità senza, come dice la nostra splendida Costituzione, senza differenze di razza, di credo, e le varie diversità. Devo dire che su questo, come forse sapete, la nostra università oggi è molto attiva, non solo nella memoria, ma anche nel promuovere ed estendere i concetti di libertà. Ecco, sono andato forse un po' lungo, ma credo che la figura di Tullio Levi Civita appassiona chi ama questa università. Io mi auguro che debba anche appassionare chi ama l'intera società, e quindi ci tenevo a spendere una parola in più, ringraziare ancora il Dipartimento, perché dall'intitolazione alla giornata di oggi, che spero poi si ripeterà, mette un tassello ulteriore importante non alla storia del Dipartimento e alla matematica, ma alla storia di questa università. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie al Rettore. Beh, mi fa con grande piacere porto i saluti del Sindaco Giordani, dell'amministrazione comunale di Padova e dell'intera amministrazione. Non vi nascondo che mi fa particolarmente piacere essere qui oggi. Quando gli amici del Dipartimento Tullio Levi Civita sono venuti a presentarmi in assessorato il progetto, ho ritenuto immediatamente di dare tutta la possibile collaborazione, il patrocinio e la presenza dell'amministrazione. E i motivi sono molteplici, alcuni sono stati delineati poc'anzi dal magnifico Rettore. Ce n'è uno che sta particolarmente a cuore a noi amministratori della città di Padova e che delinea quel profondissimo rapporto tra l'Università di Padova, la famiglia Levi Civita e ciò che forse vi è di più caro, di più importante, di più affascinante della nostra città: la Cappella degli Scrovegni. Lo ricordano giustamente gli autori di questi ragazzi che hanno redatto queste pagine. Il padre Tullio Levi Civita respirò in un ambiente del tutto particolare. Il padre Giacomo è qualcuno a cui noi tutti dobbiamo molto. Nel 1880, lo ricorda, si chiuse una questione che oramai si trascinava da decenni. La famiglia dei Gradenigo, proprietari dell'area su cui insiste la Cappella degli Scrovegni, non solo avevano distrutto l'antico palazzo di Scrovegni, il Selvatico e Levi Civita ricordano spesso il rumore dei martelli che distruggeva il palazzo e metteva a repentaglio il ciclo di Giotto all'interno della cappella. Bene, i Gradenigo, va precisato, in realtà non volevano solo distruggere e vendere la cappella, il palazzo. In realtà loro avevano già
venduto gli affreschi di Giotto all'Albert e Victoria Museum di Londra. Se voi oggi vi recate lì, nella parte coloniale, nella parte italiana, trovereste gli affreschi di Giotto attaccati sulla parete. Fu il padre di Tullio, il grande avvocato Giacomo, a impedire questo vincendo la causa assieme a Tolomei. Beh, è una pagina bellissima perché Tullio respira questo clima culturale e credo che lo abbia segnato in profondità. Fu un allievo precocissimo, si iscrive giovanissimo al liceo, si diploma, i risultati scolastici sono eccezionali, a parte un misterioso 6 in condotta che poi magari i relatori ci verranno a spiegare. Mi hanno colpito altre cose che sono veramente belle, ancora creano questa liaison, questo legame tra l'università di Padova, il suo Ateneo e la città. È il rapporto epistolare che Levi Civita notoriamente trattiene con Einstein. È noto, il rettore l'ha accennato, l'importanza del contributo di Levi Civita alla definizione della struttura matematica della teoria della relatività, ma da amministratore mi ha colpito un altro aspetto. In una lettera del 1915, Einstein, ripercorrendo il percorso shakespeariano della bella Padova, cosa dice? Dice: mi scriva pure in italiano, perché io sono venuto per 6 mesi in Italia e ho avuto la bellissima opportunità di visitare la vostra graziosa cittadella. Einstein, se Shakespeare parlava di culla delle arti e della bella Padova, Einstein si limita a definirla bella cittadella, ma l'ho trovato comunque un passaggio significativo ed emblematico. Due cose, il rettore l'ha già ricordato, per fortuna non fu l'università di Padova, come sapete Levi Civita si era trasferito a Roma, faceva parte della scuola matematica romana con Enriquez, Amaldi, Volterra, ed è inquietante leggere nel dispositivo di licenziamento che sostanzialmente il segretario fascista dell'allora CNR lo definiva un comunista squinternato. Beh, diciamo che francamente è veramente una pagina nera della storia italiana. Io chiudo con un passaggio che mi ha molto colpito, è una lettera di Einstein sempre a lui, gli dice: ammiro il suo metodo di calcolo, deve essere bello cavalcare sul cavallo della vera matematica attraverso questi campi, mentre, scrive Einstein, uno come me deve accontentarsi di procedere a piedi. Beh, direi che avete veramente scritto una bellissima pagina di storia internazionale e ringrazio il rettore, ringrazio il Dipartimento, perché ancora più si può delineare quello che abbiamo definito in un incontro recente con il rettore, la nostra comune volontà di rappresentare sempre più adeguatamente la nostra città come città della scienza. Grazie per l'impegno che avete profuso per questo convegno e vi auguro un buon prosieguo di lavori. Grazie e buona giornata a tutti. Invito il primo relatore a venire. Allora, quindi raccogliendo proprio la citazione che l'assessore ci ha lasciato in chiusura dei suoi saluti, vi presento il primo relatore di questa mattina. Thibaut Damour, professore di fisica teorica all'Institut des Hautes Études Scientifiques, membro dell'Académie des Sciences, è uno dei massimi esperti internazionali di relatività generale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui la Légion d'honneur e la medaglia d'oro del CNRS, per i suoi lavori teorici sulla fisica dei buchi neri e delle onde gravitazionali. In particolare, lo ricordiamo perché è uno dei continuatori e sviluppatori delle idee dell'ultimo Levi Civita, in particolare il problema degli n corpi e relatività generale. Cedo la parola. Mi dispiace di non posso parlare in italiano, ma ho bisogno di parlare in inglese. So it is a great honor to initiate this conference and to talk about the impact of Levi Civita on Einstein's theory of general relativity,
And like what has just been said by the representant of the city of Padova, I have been struck also by this beautiful sentence, which is quoted in my title, Cavalcando sul cavallo della vera matematica, that we will come back to. So the first point I want to make is to prepare this conference, I went to see the, I tried, by the way, to see the complete works of Levi Civita, and I must say it's very difficult to have access to most of the papers of Levi Civita, and so some of the papers I could not read. I could understand what they contain, but it would be good that on this occasion one gives access to on some website to all the works of Levi Civita. It's only this morning, for instance, that I discovered that some of the complete works are on the web, but only the first part of the complete work. So something should be done. Anyway, what struck me very much is the fact that, because, you know, from the point of view of somebody working on Einstein's theory of general relativity, the name of Levi Civita is associated with many aspects of general relativity. The connection, there is a Levi-Civita metric, a Levi-Civita tensor, which, by the way, was invented many years before by Ricci Gobastro, who is indeed a little bit forgotten and overshadowed by Levi-Civita today. So I expected that most of the papers of Levi-Civita would be about absolute differential calculus, tensor calculus, and general relativity, while it's totally the contrary. Most of the papers of Levi-Civita cover a huge range of varied topics in mathematics, pure mathematics, and sometimes applied physics, like celestial mechanics, and not at all about what we know. Like, for instance, here is the first page of the papers, of the list of papers of Levi-Civita. And among these, there is only the paper of 1900 or 1901, because it's not clear when it was published, with Ricci Gobastro. Then for quite a few years, nothing is linked to the tensor calculus. Okay, and then after the invention of general relativity by Einstein, then there is a flurry of paper that I will discuss in more detail, but just to say that around 1917, 1920, Levi-Civita made many important contributions to general relativity that I will talk about. So in order to introduce and discuss the meaning of Levi-Civita's contribution, and especially because I will cover this, discuss the correspondence between Einstein and Levi-Civita, and explain the title of the poster here, The Man Who Corrected Einstein, because indeed Levi-Civita found a flaw in one of Einstein's arguments, although he explained this flaw in such a polite way that Einstein loved discussing with Levi-Civita, and he became very friendly with Levi-Civita, while other discussions, like with Hilbert, did not come to the same outcome. So there was a very different human relation in the way Levi-Civita would point out errors in Einstein. And also Einstein, as we'll see, was very stubborn. Anyway, to understand this correspondence, I need, for the context, to explain what was Einstein's path towards general relativity. So, especially as there are young students here also. So I will, yes, maybe there is a pointer here. Does it work? Yes, it's a bit small, but it works. So first I want to remind you that in 1905, and due to physics work by Einstein, connected with mathematics works by Poincaré and Minkowski, the theory of special relativity, before general relativity, was based on the idea that one should put together space and time and introduce
a modified Pythagoras theorem in space-time, where the infinitesimal distance between two nearby points in space-time, separated by special coordinates x, y, z, is given by the usual Euclidean distance, minus the time difference between these two events multiplied by the velocity of light square. Okay, so this is the essential summary of special relativity. And starting in 1907, Einstein felt the need to generalize this. By the way, many people around Einstein, like Planck, said special relativity is an absolutely perfect theory. Why do you want to change it? There is no physical motivation, gravity is not important. Why do you lose your time on this? The important problems are in quantum physics, and you are one of the leading physicists. Don't lose your time on this. But Einstein lost his time between 1907 and 1915. So the first intuitive idea of Einstein is called the equivalence principle, and it is a very simple idea, which is that if you are inside, like a box, you cannot know if this box is put on the Earth, because when you drop an object, it will, two objects, like Galileo taught us, and before Galileo, by the way, because Galileo was not the inventor of the fact that all bodies fall in the same way, but this was, I forgot his name, Benedetti, I think. Anyways, another Italian before Galileo, that all bodies fall in the same way in a gravitational field, but the same thing is true if you are within an accelerated capsule, within a rocket, okay? So Einstein said, these two situations must be equivalent, so there must be a deep equivalence between inertia, inertial forces in accelerated frames, and gravity, real gravitational field created by external masses. And he thought about, for many years, about this. In 1912, while he was in Prague, he made the first progress, which was that he was able to compute exactly what is the metric in an accelerated frame, in a uniformly accelerated frame. By the way, this metric is usually called today the Rindler metric, but actually the first one who derived it completely and understood its significance was Einstein in 1912. And this metric of space-time is here. And you see, it looks exactly like this one, like the special relativity metric. It's an exact, actually it is the metric of flat space-time, but viewed in an accelerated frame. And the difference is that what was the square of the velocity of light now becomes the square of a function which is linear in the variable x, so which varies linearly in space, x being actually the direction of the gravitational field, okay, that you feel inside. So this metric convinced Einstein for many years that the main modification of the space-time metric in presence of gravitational field will be to modify the coefficient of time square, which means the local velocity of light, okay? And he kept this as an assumption for years, okay? He also, in 1912, while in Prague, investigated what happens when you have a rotating coordinate system, and then that led him to further modifications, like there should be non-Euclidean geometries in space. And then he reminded himself of the lectures he had about Gauss' theory of curved spaces. And then in 1912, Einstein understood that he needed to have a general theory of space-time containing a curved space-time metric, okay? When around these times, he went back from Prague to Zurich and collaborated with his mathematician friend Marcel Grossmann. And Marcel Grossmann, at the time, Einstein knew he had to find field equations that would involve this modified space-time metric varying from point to point. He understood that the law of conservation of energy and momentum would be modified, and would be modified in this way. And he understood that the field equation had to be
second order in G on the left-hand side, so something containing two derivatives of the metric of space-time equal to the energy momentum tensor of matter. And discussing with Marcel Grossman, he realized that he needed to use the tools of the absolute differential calculus of Ricci and Courbastro. And in 1912, Einstein started doing many calculations. He really taught himself, he studied in detail the beautiful paper of Ricci and Levi-Civita of 1900, which, by the way, is written in French, which is always a pleasure to read. But Einstein could read French, Italian, and that's about it, apart from German, evidently. So Einstein worked very hard, but for years he assumed, as I said, that only in the weak fields regime, only the component of the time aspects of space-time would be modified, and this was an obstacle. By the way, also it was discovered in the notebooks of Einstein that he understood that one needs to put a famous minus one half in some of the equations to reconcile two things. So what was the final discovery of Einstein was already understood in 1912, okay? But at the time, there were no understanding of so-called Bianchi identities. There was no Noether-type theorems. There were no connection. I mean, many of the things that today we associate with general relativity did not exist. So Einstein had to reconstruct everything by himself. I have to move this. An important landmark paper was his work in 1913 with Grossman. And in this paper, he first introduced the argument that the field equations could not be invariant under all change of coordinates, under all diffeomorphisms. So he could not make use really of the tensor calculus of Ricci and Levi-Civita, because otherwise there would be a problem with causality. The meaning of Einstein's argument was that if you have a generally covariant field equation, you can change the value of the field arbitrarily somewhere, which means that initial data do not determine the mathematical expression of the field. And this is true, although finally. So he looked for field equations that would be invariant under a group which was bigger than the group of linear transformations, because he did not want just special relativity, but smaller than the group of all possible change of coordinates, because he wanted to have at least transformation to moving frames. So he needed something in between. And it's a very difficult mathematical question. Okay. An important paper was like an improvement in 1914 now of the paper of Grossman, which was 1913. You can see that Einstein explicitly cites always Ricci and Levi-Civita in his papers. In this paper, Einstein has very clear ideas about what should be a theory of general relativity. There should be field equation with a left-hand side with a tensor G mu nu, here Gothic, and the right-hand side is the energy momentum of the matter. The left-hand side should satisfy this identity, which Einstein knew meant that the covariant derivative divergence of the left-hand side has to be zero, okay? It has to derive from an action principle containing first derivatives of the metric, and it has to be invariant under not the full group of diffeomorphism, but some group intermediary between linear and full diffeomorphism. And in 1915, because a colleague of Einstein, who was the only one actually thinking about gravity, was by the way, I must say that I learned many of the things, some of the things that I talk about from the papers of Judith Gutstein, that Max Abraham was in Italy, and Max Abraham corresponded and was a friend of Levi-Civita and attracted the attention of Levi-Civita to the work of Einstein, saying, okay, Einstein is using absolute differential calculus, he's looking for things, and then immediately Levi-Civita read the paper of Einstein and found indeed something which did not look quite correct, and started writing to Einstein. And there were many letters. I mean,
11 letters on each side. Einstein did not keep the letters of Levi Civita, apart from one which was sent back, while Levi Civita kept all the letters of Einstein. So we have all the letters from Einstein. And in a very polite and nice way, Levi Civita would put objections, saying there is something wrong, but in a very friendly manner. And indeed, this sentence was already cited, but let me cite it again. In the second letter from Einstein to Levi Civita, Einstein writes that as a young man, I spent over half a year in Italy, and at that time, I had the pleasure to visit the charming little town of Padua, and I still enjoy making use of the Italian language. So Levi Civita was writing in German initially to Einstein, but Einstein asked Levi Civita to write in Italian, although he would answer in German. Let us say that at the end of his correspondence, Einstein said that I never had a correspondence as interesting as this one before, okay? I don't want to enter into the technical details of this correspondence. Actually, I'm not sure Levi Civita fully understood what Einstein was looking for, because this is a very subtle thing to find an intermediate group of symmetry of field equations. And some of the arguments of Einstein were really subtle, although there were really errors in what Einstein was saying. At the end, Einstein more or less understood the objections of Levi Civita, but you can see also that Einstein was very stubborn. Each time there was an objection of Levi Civita, Einstein would say, yes, but what I mean is something else, and there is a way of thing like that. And this is the way Einstein understood many things. I mean, he was convinced by many physical arguments that there was a theory to be looked for, and he was not ready to stop looking for it just because there was something wrong in one argument, because he knew he had other arguments. And also, what I want to say is there are several missed opportunities. I mean, this was an interesting correspondence. At the end, both Einstein and Levi Civita learned from this correspondence. Einstein rethought more about the basics of what he was looking for. Levi Civita understood that there was something going on and that Einstein was using tensor calculus to do something. But there were missed opportunities in the sense that first, Levi Civita never noticed what there was a basic technical error in what Einstein was saying. So he saw other consequential errors, but not this one, which was the starting error, actually. Einstein also, Levi Civita, as I said, Einstein said, I want a tensor which depends with second derivative of the metric and which satisfies a tensor calculus divergence equation equals zero. And Levi Civita, if he had understood, known it, could have said, but the contracted Bianchi identities give you a solution to this, okay? But I think nobody knew that the Bianchi identities could be contracted and would give something like that. They meant something else, the Bianchi identity, and they were anyway forgotten, okay? The last missing opportunity is that Levi Civita, as a mathematician, might have noticed that the basic argument of Einstein, that if you have field equation invariant under all coordinate transformations, this is against causality, was wrong, because actually a coordinate transformation is not changing the physics, okay? So that it does not jeopardize the physical uniqueness of the solution. It's just an aspect of the thing. So all this means that even some of the best mathematicians did not understand really what Einstein was talking about, and I mean deeply. Even Hilbert, by the way, also did not understand this, this point. So missed opportunities. Okay, let me go faster. In 1915, Einstein with this first in 19 after the correspondence with Levi Civita, Hilbert invited Einstein to give 6 2-hour lectures on general relativity in Göttingen in June and July. And Einstein was very happy to be invited. He said, yeah, those mathematicians, they are interested in my work. Except that in that case, contrary to Levi Civita, they were interested in scooping Einstein. That is to say, Hilbert tried to understand what he was doing and tried to, you know, scoop Einstein, while Levi Civita did not do that at all. So very different personalities. In 1915, Einstein understands finally how to reconcile everything which looked
general covariance, the fact that he did not need the Rindler type metric, that he could have a modified space metric, also not only the velocity of light, that this was okay, everything okay, let me not enter into details. And then, but what I want to emphasize is Einstein also, by hard calculations, I have seen you the Zurich notebooks, I mean really pages and pages of very delicate calculations, proved technically the contracted Bianchi identities, that the so-called Einstein tensor really did satisfy this identity. This was proven first by actual calculation by Einstein, okay? Then there was the problem of Hilbert publishing a paper 1 week before Einstein, and I will not discuss the full thing, but if you look at the published paper of Hilbert, it seems it contains the full Einstein equations before they were published by Einstein. But actually, as it has been discovered, Hilbert has changed his paper on the proofs and incorporated things that he had read in Einstein's paper. So the consensus is that Hilbert did not scoop Einstein, but tried to nostrify, as Einstein said, to make Einstein-Hilbert, okay, type thing. Anyway, let's go back to Levi-Civita. After Einstein publishes Generativity, Tullio Levi-Civita understands he can contribute important things. And then there is a flurry of paper. In particular, there are papers on the geometrical optics and the Fermat principle that I will not discuss. Let me discuss the first important paper is not a physics paper, but this is the paper which introduces the notion of parallel transport. There will be a talk about it, but let me just say that it is a strange historical fact, although, you know, history is always strange, that Riemann, in a sense, immediately jumped from a space-time metric, G, to the curvature of space-time, okay? And there was nothing in between, okay? Now, the absolute tensor, absolute differential calculus, I mean, Christoffel, after Riemann, introduced the so-called Christoffel symbols, but they were just symbols. By the way, I was surprised that in the paper of Ricci and Levi-Civita, they introduced the Christoffel symbols without ever defining them. I mean, when you read the paper, there is a notation, it's not even defined, okay? But Einstein had to ask, I guess, and read the paper of Christoffel to know what was this notation, okay? It's not even defined technically. Anyway, they were the so-called Christoffel symbols, combination of first derivative of the metric. Ricci and Levi-Civita, I mean, Ricci essentially, introduced the notion of covariant derivative of a tensor, which was using this, and the covariant derivative was the essential tool to go from the metric to the curvature. But Levi-Civita understood that, although in his paper he never says that this is linked to the covariant derivative, okay, he just uses the Christoffel symbols, he introduces the geometrical notion that if you have like vectors on a curve manifold, like on a sphere, he very elegantly defines the parallel transport of a vector from a point to an infinitesimal point by saying that you transport the vector parallelly in the ambient space, which makes it not tangent anymore, actually, and then you project it orthogonally to the curve manifold, to the next point, and then it defines something which is intrinsic and which is the parallel transport, and then when you make a circle, like a parallelogram, you don't come back to the same vector, and this is the gives a deeper meaning of curvature. So this paper was intended to give a deeper meaning of curvature. It led to many generalization. People understood that there was a general notion of connection, and many people, Weyl, Schouten, Carton, Eresmann, okay, that led to Young-Mills, many things. I mean, this was a very important contribution of Levi-Civita. The other contribution, more direct contribution of Levi-Civita to general relativity concerned what he called, in a very beautiful way indeed, statica einsteiniana, the static gravitational fields, which means you look for a metric of space-time which contains a time component which varies in space for the metric in time, and then a general curved spatial metric, three-dimensional spatial metric. And then he was the first one to
use this ansatz to and insert it in Einstein's equation and discuss what it gives for the full Einstein equation in space-time, now in space and time. And he finds in particular, and insists on the importance of this equation, that a consequence is that the mean curvature, I mean the Ricci scalar of the three-dimensional manifold is proportional, according to Einstein's equation, to the energy density, and therefore must be positive. Okay, so immediately he says, ah, it's a geometrical condition to have the mean curvature positive everywhere. He understands that very clearly. Then he writes the other equations, okay, tensor equation in space, which contains second derivative of the potential V that appears here. And then he has several successive papers. In one, then he applies this to special, what he called normal Bianchi matrix, which means with orthogonal coordinates. And then he finds explicit solution. The first exact solution of Einstein equation was discovered by Schwarzschild just a few weeks after Einstein's discovery in December 1915 for a spherically symmetric metric, like the one created by a sphere, a ball, or a point, a mass point. Levi-Civita was the first one to discover new exact solutions. In particular, this solution, one solution is, by the way, called Bertotti-Robinson now, because it was forgotten that it was discovered by Levi-Civita. It's the solution created by a uniform electric field in space. What kind of curve space-time a uniform electric field modified by gravity will create? This was discovered by Levi-Civita. Then there is this cylindrical metric, which means that it is invariant under rotation around an axis, okay, which contains an arbitrary parameter h, which belongs to the so-called Kasner family. And this is around this time, after Einstein read these papers of Levi-Civita of 1917, Einstein said that he admired the elegance of your method of calculation, and then there is this famous sentence we already heard. Let me say it in English now. It must be nice to ride through these fields upon the horse of true mathematics, while the like of us have to make our way laboriously on foot. So Einstein was comparing himself to just a peasant on foot, while Levi-Civita was on the horse like a knight. Okay, among the other important contributions of Levi-Civita to gravity, let me now go, because in the meantime, Levi-Civita worked on many other problems, like the free body problems in celestial mechanics, like hydrodynamics. I mean, it's fantastic to see that he was changing topic for each paper, actually, and still making important contributions in all this. He came back to gravity, Einstein's gravity, later. In particular, in 1930, there is this paper. And I must say that from this paper, I know only the title. It was impossible. We tried with my brother, Francesco Baldassari, to find this paper yesterday on the web somewhere, but we could not find it. This morning, I found a book of Levi-Civita about characteristics and wave phenomena, okay? But it does not contain any allusion to this Einsteinian part. Anyway, this is an important contribution, although this contribution is after a paper of Darmois, Georges Darmois, French mathematician, in 1927, where he already started applying Hadamard theory of characteristics to Einstein's equations. But here, apparently, Levi-Civita was one of the first ones, years before, by the way, Stellmacher and Lichnerowitz, and then many other people, to discuss the characteristics and the bi-characteristics of Einstein's field equation. Characteristic means the wave fronts that could exist in the theory, and bi-characteristics means the rays, like the optical rays in the optical geometrical approximation. And from this point of view, it is striking to see that mathematicians like Levi-Civita
had clarified and understood that Einstein's equation contained wave phenomena, propagation of information along some the light cones and domain of dependence properties, 20 years before physicists understood that gravitational wave existed really as a physical phenomena, because even in the late 1950s, people like Bondi, Pirani, Infeld doubted about the reality of gravitational waves. So it is a case where mathematics was had a very clear idea 20 years before physics. Among the other important contributions of Levi Civita, and also, I must say, a missed opportunity again, let me also mention a paper that I could also not read because it's impossible to find it on the web. At least I did not succeed. There is, in 1933, a paper of Levi Civita on Dirac's equation in a gravitational field, which by which I assume he's discussing what should be Dirac's equation in the curved space-time, except that what I can understand of this paper is from the obituary of Hodge, after the death of Levi Civita, a very nice, by the way, discussion of the works of Levi Civita. And in it, Hodge says that Levi Civita replaced Dirac's first order equations, as we know, like gamma mu, d mu, psi equals something, by a set of second order equations, which were probably not just the square of the first order, otherwise they would be equivalent, because Hodge says that actually these equations proposed by Levi Civita are not equivalent to the Dirac first order equation, except in very special cases. But first it shows, the nice point shows that Levi Civita was following what was going on in theoretical physics, and when there was something new, he would immediately make a landmark contribution. In that case, this was not so important, but it shows how Levi Civita was aware of what was going on and ready to contribute new things from his knowledge. So it's very impressive. I must say that here there is a missed opportunity, because actually today, if you ask what is the good way to understand Dirac's equation in a curved spacetime, and indeed the good way is you should forget about the Levi-Civita connection in coordinate system, because the good object is the Levi-Civita connection, or the Christoffel connection, but in a frame, in a Firbein, that is to say, in a field of frames. You should embed in space-time to discuss spinors, fermionic fields. You have to fill space and time at each point with an orthonormal frame, you know, four vectors, one in time, three in space, which are orthogonal and unit in each direction. But this was the central element of Ricci's work, because most of the paper of Ricci and Levi Civita is about orthonormal frames, okay, congruences of lines, but using it to have in each point of space what is space-time, space in their case, what is called usually a moving frame, a repère mobile, in the sense of Cartan, Darboux, and especially Cartan. So, And the Ricci rotation coefficient, Ricci introduced the coefficients that measure how a next frame in space-time, a frame nearby, rotates as they are all orthogonal, you know. To go from one frame to another, you just do a rotation, okay? And the coefficients of this infinitesimal rotation are the Ricci rotation coefficients, okay? And the point I want to make here is an interesting historical fact is the paper of Ricci and Levi Civita of 1900 is full of Ricci rotation coefficients. I mean, they are the Christoffel symbols, but they don't even define it. From them, they define the Ricci rotation coefficients, and they say, this is the important objects to discuss curve space-time and covariant derivatives. They are defined this way. Okay, these formulas always look strange. I kept their notation. I just added something to distinguish that these are three index symbols. They represent the infinitesimal rotation in a third direction, and therefore they are anti-symmetric in two indices because it's an infinitesimal rotation, okay?
And essentially, these are the, these are what is called in physics the spin connection, but it means the Levi-Civita connection in a field of frames, okay? And for many years, Einstein did not need this. Probably when he read these parts of Ricci and Levi-Civita, he said, what is this? I don't need these frames. Let me use only coordinates, space-time, x mu. And then he did not look at, and nobody cared about this for years, okay? And indeed, these things are not important, except if you do geometry, like Ricci was doing, and Cartan, when Cartan was thinking about curved spaces, then he was doing, and this repère mobile and things was playing an important role because it's a more intrinsic way of seeing, more independent of coordinates, okay, of seeing things. But in physics, it's only when you discuss fermionic fields, the Dirac equation, the equation of supergravity, that really you need to express these objects. These objects are not objects that exist in a coordinate system, okay? They are not representations of GLN, but of SON, okay? And therefore, they need to be defined in orthonormal frames, and the covariant derivative of a spinor is defined by the Ricci rotation coefficient. So this is the missed opportunity. I don't know who first understood that the Ricci rotation coefficient was the covariant derivative of a spinor, but it was not Levi-Civita, I think. So the last very important contribution of Levi-Civita to general relativity concerned, as, and this has been already alluded, thanks to you, to something which is close to my heart, which is the problem of several bodies and bodies in general relativity. Okay. Within a few weeks of Einstein's discovery of the field equation for general relativity, Schwarzschild gave the solution of the gravitational field generated by one body. Okay, a unique body, spherically symmetric, creates some deformation of space-time. When you want to have two bodies or three bodies, it's much more complicated because first you expect the two bodies to move around under gravitational forces. So it is impossible to find an exact analytical solutions for two bodies, three bodies, or more bodies. You need to use approximation methods, okay? Now, yes, I discovered also, this is a figure from Levi-Civita's paper, but let me discuss the history. I just also, as a compliment, discovered also this morning that actually, on his way probably, or maybe on his way, but I think on his way, yes, to Harvard, which because in 1936, there was the conference for the 300th anniversary of Harvard University. And by the way, yes, if I remember correctly, Harvard boasts of having offered a position to Galileo when Galileo had had the problem, the problems we know in Italy. He apparently got an offer from Harvard to become professor in Harvard. That would have changed the history of the Occident, okay? He also got an offer from China, which I would have changed even more the history of physics in the West. But he refused this thing. He preferred to stay even in his home, confined in his home in Italy. Anyway, on his way to this conference, Levi-Civita stopped in Princeton and discussed with Einstein. So although I have not seen documents, so I think that at the time, they discussed about the problem of motion because I think probably Einstein was working on this problem with Infeld and Hofmann, but Levi-Civita was working probably independently because he had new results that he presented in Harvard. And one of these results was very striking. The result was the following. Levi-Civita was saying when he was solving the problem by a perturbation method of the motion of two bodies, of a binary, therefore you have a binary system. If you ask about what is the mean position of this binary system in space, that is to say the position of the center of mass of the binary, he found that the center of mass underwent a secular acceleration, was moving in space with some acceleration. And this is very striking, okay? It's against the intuition that there should be some conservation laws. Eddington was attending this conference
And the talk of Levi Civita, telling about his results not yet published, spurred Eddington to re-examine also the problem of N-bodies, which he did with a student of his, Clark, okay, but he published in 1938. At that time, I saw in this paper of Nastasi Tazzioli, Levi Civita corresponded with Robertson, who was working with Einstein-Infeld-Hoffmann on integrating the equations independent for the two-body problem independently derived in Princeton by Einstein, Infeld, and Hoffmann. And this was published in 1938. The papers of Levi Civita were published in 1937. And some time ago, with a collaborator, Gerhard Schaefer, we looked very carefully at all the papers of Levi Civita and at his book. His book was published, do I cite it here? Yes, his book was finished around 1939, so in the black years that we talked about in the introduction. And it was written in French, again, Le problème des N-corps en relativité générale, and sent for publication in the collection Mémorial de Sciences Mathématiques of Villa in France. But because of the black events we know that happened in these years, it was published only in 1950, okay, many years later. And Levi Civita, anyway, died in 1941. So this is one of the last works of Levi Civita. And I had heard many years ago from Dionigi Galletto that apparently during his last years, Levi Civita, besides the mental problem linked to the racial laws, was physically ill. Okay, I forgot what, I don't know exactly what was, but he had real strong health problems. And that might explain why these papers and book are of a remarkable self-contradictory diversity, which is a polite way to say that they contain many errors, and that although sometimes he says, I correct the errors there, actually he makes another error and he does not correct it. And at the end, although, yes, so let us say that from the very positive point of view, besides these technical errors are less important, let us say. I mean, these technical errors means that we cannot say that Levi Civita found first the correct equations of motion of two bodies or N bodies. No, alas, this is not true. But the good thing is his book and his papers are always marvelously conceptually clear. He has a very clear idea of what should be done, how it should be done, how it could be done. Also, this work was pioneering, okay, because he started independently from Einstein and Fellowman, and he spurred the work of Eddington, of Robertson. So this was a very landmark paper from this point of view that led to a good clarification of the thing. And also, most importantly, from my point of view, this paper insists on saying, but all the previous works, because there were previous work by De Sitter and Drost that dated from 1916, and also Eddington used these works, but Levi Civita insists, but these papers are conceptually flawed because they say that the motion, the center of mass of a big body like that, like the Earth, is moving like a test particle in the gravitational field created by the other bodies, okay? But he said this is evidently wrong because when you look at the Newtonian type forces inside these bodies, the forces created by the body itself on itself are much larger than the forces created by the other one. So you have to prove that, like you prove it in Newtonian gravity, that the self forces of gravity, of self-gravity, vanish, that there is what Brillouin had called an effacement principle, that you can efface the internal structure and view a big, massive, extended object like a point mass in some sense. And this is a modern idea, which turned out to be very important, for instance, in my own work on the motion of black holes and neutron stars. This effacement principle that you have to prove was the essential thing. So from the conceptual point of view, this is probably the most important contribution of Levi Civita. And this assures Levi Civita a lasting
contribution, in spite of his technical errors, among the people having worked on the equations of motion. Okay, to finish, let me just conclude. So, as I said, I wanted to say that I did not mention two other aspects of Levi-Civitas connection with general relativity. First, as a token of the friendship that developed between Levi-Civita and Einstein, there is the famous anecdote that when Einstein visited in Italy in 1921, he was asked, "What do you like most about Italy?" And then he said, "The spaghetti e Levi-Civita," and which shows that Levi-Civita had become a very good friend. Levi-Civita helped to popularize general relativity. I mean, he wrote books, articles, he gave lectures to popularize the theory of general relativity in Italy. And then he saw again Einstein many times when Einstein visited Italy. So apart from these personal things, let us conclude by saying that Levi-Civita made a huge variety of lasting contributions to many different fields. This is what strikes me most about Levi-Civita, that he could work on so many different things, and as we will hear in this conference, for several of these fields, contribution of Levi-Civita is of lasting importance. He had a very gentlemanly correspondence with Einstein. I mean, it's exquisite the way he can even formulate objections and in a very polite way. So, I mean, he was a man of very good manners, for sure. Levi-Civita, in total, published like around 40 technical articles on general relativity. And not all of them, but some of them, have led to breakthroughs in general, and this is absolutely remarkable because also these breakthroughs concern different parts of general relativity. And as I have said, but probably this is unavoidable, there were missed opportunities. Actually, Levi-Civita knew things that if he had understood better what Einstein was looking for, what was, for instance, so Dirac's equation problem, he could have made even more important contribution. He could have told Einstein in the spring of 1915, but there are the contracted Bianchi identity, although I doubt that. I have seen, by the way, a paper on the web claiming that the last form of Einstein's equation with the minus one half thing was suggested by Levi-Civita. I would be glad if it were true, but I have seen no document. To my knowledge, Einstein got this identity by hard calculations explicitly in coordinates, special, semi-special coordinates, and this was a good proof. Let me also mention something a little bit strange, which is that most people today call, let me come back just to have the notation. Yes, actually, I have the notation was here. No, it should be there. Just a moment. Yes. Today, when you start from the Riemann curvature tensor with four indices, and when you take this tensor, you try to derive tensors with only two indices by contraction, lesser tensors, you cannot contract the pairs of indices that are antisymmetric, so finally you have no choice. There is only one contraction, and it leads to something which is this object with two indices, which is usually called the Ricci tensor, and today this combination of objects is called the Einstein tensor. But what is funny is that Levi-Civita always calls the Ricci tensor, actually what he calls the Ricci tensor is only in three dimensions. When you take the double dual of the, apparently this is the way Ricci discovered the Ricci tensor, when you are in three dimensions, you start from the Riemann tensor with two pairs of antisymmetric indices, you can dualize a pair of indices to one index, and this gives you an object with two indices. This object, which Levi-Civita called the Ricci tensor, is actually the Einstein tensor, which we call now the Einstein tensor in three dimensions,
And when Einstein speaks of the Ricci tensor, that what we call today Ricci tensor, he calls it the Einstein tensor, okay? So it is an amusing twist of history that probably it shows that at the time it was not so clear what were the, I mean, there was the Riemann tensor, there was the connection, but the Ricci tensor was a bit vague in between. It shows again that Einstein had to make up all these, the tools he needed, and that mathematicians did not fully help him to get. Okay, thank you for your attention. Ringraziamo il professor D'Amour per il suo, la sua relazione molto approfondita, anche che ci fa vedere come i risultati della scienza sono spesso il prodotto di collaborazioni, un processo di ricerca che va avanti, in cui c'è un dialogo tra ricercatori. Ci sono domande? Grazie per la bellissima presentazione. Una curiosità, Levi Civita si è mai occupato di problemi legati alla meccanica statistica? Da Boltzmann in poi? No, non ho visto niente di meccanica statistica, ma but I did not look at all the other papers of Levi Civita, so I'm not sure. Ci sono altre domande? Tutto chiaro. Ma, can I ask? The research process is on one side, you must have a general vision of an idea, but also you have to have technical abilities, very deep and precise technical abilities. How can you train both of skills, and how can connect those very different skills? Ah, yes. I don't know. It's clear that both Einstein and Levi Civita had these skills, okay, and knew how to combine them, although in their discussions that did not lead to full clarification. So it's a very good question. I don't have a very good answer. So at a certain point you mentioned that Einstein in formulating, in thinking about gravity, reminded of a lecture about Gauss curvature. Yes, in at ETH, at the Polytechnicum, yes. In Zurich. Could you be a little bit more explicit about how we get this idea of introducing curvature in the study of gravity? Yes. So this was, I went fast through it. The, let's see, it was here. Yes, so first, as I said, he looked at the problem of a uniformly accelerated frame, and he got that the, so if you change coordinates from coordinates at rest to moving coordinates, but you have to find a good moving coordinates, okay? And Einstein was the first one actually using some results by Born, Max Born, but the result of Max Born was not in the good form. So the first derivation was Einstein, and then he found that the metric of space-time was already of this form, which means that you had a space-time metric where the coefficient of the of time was a function of space, okay? So already we are in something which looks like curve, I mean Riemannian metric, although this is flat space-time in disguise, okay? But he did another flat space-time in disguise, which is to, instead of linear acceleration, if you do rotation, then he found that in the rotating frame, sorry, it's a bit fuzzy maybe, but you find a more complicated metric, and although this metric of space-time with varying coefficient is flat space-time, when you ask for people measuring distances in space, okay, like instantaneous measurements of space,
you find that the spatial geometry is not flat anymore. Like, for instance, the ratio of the radial distance to the circumference is not equal to 2 pi anymore. It is modified by a function of the rotation of the frame. So that reminded him at this stage that here he had in space something you measure and it is curved. And then he was reminded that he got lectures, which shows the very high level of education that Einstein, by the way, got it at the Polytechnicum in Zurich, from Geissler, if I remember correctly, who gave lessons about Gauss theory of curved two-dimensional surfaces. Also, by the way, let's remind that Einstein, one of the professors of Einstein at the Polytechnicum was Minkowski, although it's not clear which lectures of Minkowski Einstein ever attended, but it shows the high level of mathematical training that they had at for a school of engineers that Einstein got. Anyway, that reminded him, and then he asked around, okay, I have a generalization of Gauss theory of curved surfaces, but in four dimensions, and in Prague, the mathematician Pick, if I remember correctly, P-I-C-K, told him, this exists, there is a theory of Riemann and works of Christoffel and then Ricci, Levi, Civita. So Einstein was already on track in Prague in 1912, so that when he came back to Zurich and met his old friend from the ETH, from the Polytechnicum, Marcel Grossmann, who actually was a mathematician working in geometry, but in homogeneous type geometries. Grossmann was not at all working in differential geometry, but Grossmann looked around and says, yes, there are those papers, Christoffel, Ricci, let's study them. Okay, that's the story of how Einstein understood he had to use the tensor calculus of Riemann, Christoffel, Ricci, and Levi-Civita. This is not just a question, just a remark. You were mentioning that it's very hard to find Levi-Civita's paper around. This is true indeed. However, you can find most of his collected works published by Scuola Normale Superiore online. Except so, only the first four volumes. Yeah, and you're right. Six volumes are there. Also the volume the on... Missing. I on wanted to check the one on... Yes, but not all... You're right, and not all not papers. Okay. Yeah, you're right. But anyway, just to let people know many of them are the first four online. Volumes are online. And there is also some errors in, in paging. It's a little bit complicated, but you're right, definitely. Okay. Sono altre domande? What are the modern approaches in the approximation for the study of the problem of n-body in general relativity? So I will give a lecture about this in 2 days at the physics department. So one possibility, if you want really to know the details, is that you attend this lecture, which is what, in the afternoon? I forgot at what time. We can look up. But let us say, apart from this, the basic idea is linked to what I was, this effacing principle. What Brillouin called the effacing principle, and that principe d'effacement, and that Levi-Civita insisted was a very important property that had to be proven. This is the idea that the method of Levi-Civita was discussing the motion of an weakly self-gravitating bodies like the sun, the earth, okay. When you discuss the motion of the solar system, the curvature of space-time and the modification of the flat space-time metric by the presence of matter in the bodies is very small. For instance, in the earth, the modification, let's say this is the earth, this is the sun. In the earth,
the modification of flat spacetime is of the order 10 minus 8, 10 minus 9, a very small parameter. Even in the Sun, this is 10 minus 6. Okay, so therefore, you can solve Einstein equations by an ordinary perturbation method, saying, okay, 10 minus 6 is a small number. I will work first to first order in this small parameter, and I need to include second order corrections. This is what Levi-Civita was doing, solving Einstein's field equation to second order. And then I need to prove by actual computations that the self-gravity of each body is not important. Okay. This is the old method, okay? Now, you cannot apply this method when you discuss the motion of black holes or neutron stars, because black holes are very strong modification of flat space-time. I mean, if this is a black hole, the modification is not 10 minus 6, it is 100%. So there is no small parameter. If it is a neutron star, the modification is 60%, okay? So it is also not a small parameter at all. So you need other methods. And for this, you need the effacement principle that you need to prove. You use essentially several different approximation methods. You say, when I sit on a neutron star or a black hole, the metric of space-time near this object is essentially equal to the metric of an isolated neutron star or black hole plus a small perturbation coming from the faraway companion. So you can set up an approximation method, but a different one. But when you have two black holes, if you sit in the middle, then again, you have a small modification coming from the faraway bodies. And then you need to combine these two approximation methods, prove the effacement, and show how this way you can describe the motion of n, let's say, black holes, as if seen from a distance, they were point masses in painted in a curved space-time, okay, in a flat space-time, okay? So this is the essence of this method of separation of scales. Thank you. Can I ask you another question, please? Sure, if we have time. I was actually leaving time for questions. Since you cited in this presentation the work of the n-bodies problem of Levi-Civita, could you speak, I know that in that paper there is an error, like a little mistake or an inexactness. Could you speak a little bit more about that? I will refer, the error is actually, okay, I will say very quickly what is the error. But first, this is discussed in absolute details in a paper of mine with Gerhard Schaefer from 1988, which is on the web. This one is accessible if you, on Inspire HEP, you do Damour Schaefer 1988, sure. You find the paper immediately. But the error was subtle there. The error was the following. There is the problem, Levi-Civita understood, because he knew celestial mechanics, he wanted a Lagrangian, if I may quote somebody from Torino, a Lagrangian description of the motion of n bodies to have an action principle. But that is difficult to get initially, because what you derive from the method of Levi-Civita are the equations of motion, not a Lagrangian. You don't, okay, so you first have the equations of motion, and then you have to find, can I, for the center of mass motion of the two bodies, and can I rewrite these equations like a Lagrangian form, okay? And in this thing, he made an error because there was a quantity which was like the radial projection of a velocity, and he forgot the fact that the radial projection involved coordinates, and then there is a technical mistake there. Okay. Thank you. Bene, allora direi che ringraziamo di nuovo il professor Damour. Bene, buongiorno a tutti. Ricollegandomi alle parole del magnifico rettore, questa occasione, questa celebrazione non vuole essere soltanto qualcosa che ha a che fare con la storia, ma vuole essere anche un momento per promuovere l'oggi della scienza e il domani. E quindi vediamo il passato, come ha ricordato il rettore, come qualcosa che illumina oggi
la nostra ricerca mediante queste che sono le sue migliori luci. Allora, in questo spirito, il Dipartimento di Matematica pensa, ed è a buon punto, e quindi qui vorrei annunciarlo, di istituire una borsa di studio, scusate, no, un premio di tesi di laurea di dottorato, una tesi di laurea di dottorato di eccellenza, su un argomento che possa avere delle connessioni con i molteplici interessi di Tullio Levi-Civita. In questo, nel processo di istituzione di questo premio, abbiamo avuto il gradito supporto dell'associazione Alumni. Qui abbiamo il dottor Novello che ci descrive brevemente gli scopi di questa associazione. Prego. Grazie professore, buongiorno a tutti. È un piacere, un onore, vi porto il saluto del presidente della nostra associazione, il professor Vinelli. La nostra associazione è nata circa 3 anni fa dalla volontà dell'allora magnifico rettore Zaccaria e si è evoluta in questi 3 anni con il grande supporto, la grande presenza dell'attuale rettore Rizzuto, che è un grande supporto e una grande presenza della nostra associazione. La nostra è una università evidentemente con aspirazioni mondiali, ha una storia incredibile, ha una ricchezza fatta dalle persone che hanno costruito questa università nel corso dei secoli, probabilmente unica al mondo. E finalmente si è dotata di un'associazione degli alunni, il cui scopo evidentemente è di dare lustro a chi ci ha preceduto, ma come diceva il professor Rampazzo, anche al futuro che ci aspetta, valorizzando il contributo che ciascuno di noi, poco o tanto, nel grande o nel piccolo, può dare all'università. Qualche volta si dà, qualche volta si riceve. È chiaro che quello che a noi piace pensare, la rete di persone, coloro che hanno fatto parte, fanno parte e continueranno a fare parte di questa comunità, beh, è chiaro che questa rete di persone può essere una ricchezza, un valore e anche fonte di orgoglio e di appartenenza incredibile. Questo è stato lo spirito con cui è nata l'associazione. 3 anni fa l'associazione raccoglie circa in questo momento 7.000 alunni che evidentemente possono essere della laurea magistrale, possono essere dottorato, possono essere alunni del master, quindi qualsiasi studente nostro che si è laureato presso questo Ateneo e che in qualche modo sarà sempre testimone della storia dell'università attraverso la sua vita professionale, attraverso la sua vita personale. E in questo momento abbiamo tanti ingegneri, abbiamo laureati in economia, laureati in giurisprudenza, laureati in veterinaria, tanti laureati in medicina, tanti scienziati, tanti matematici. Quindi abbiamo una comunità molto allargata, molto ampia e se vogliamo in questo siamo anche abbastanza unici. Ci sono diverse università, magari tematiche, magari specialistiche, e la nostra università invece che proprio dalla diversità a cui si faceva accenno prima può trarre grande forza. Una comunità, una rete di persone molto ampia, molto allargata, che raccoglie figure diverse, eccellenze come quella che stiamo celebrando oggi, ma tutte le eccellenze che noi conosciamo, che hanno fatto parte, che stanno facendo parte della storia della nostra università, in tantissime aree, in tantissime discipline diverse. Ecco, la diversità come fonte di enorme ricchezza è un grande patrimonio che noi abbiamo, sicuramente più di tanti altri, più di tante altre università. Il professor Rampazzo parlava dell'istituzione di questo premio. Noi siamo molto felici di poter collaborare, essere attivi diciamo, nell'istituzione di questo premio perché è assolutamente in linea con lo spirito della nostra associazione. Noi abbiamo già 2 premi che eroghiamo da un paio d'anni circa, un premio in ambito medico-scientifico, il premio Maria Paola Belloni e più recentemente il premio Battistuzzi in ostetricia. Quindi continuiamo con questo supporto perché sono iniziative bellissime dove si vanno a premiare eccellenze e l'eccellenza del futuro di cui parlava prima il professore. La nostra attività evidentemente accompagna con cura e con gentilezza e con vicinanza gli studenti fin da ora, abbiamo diverse iniziative legate a loro per accompagnarli alla scelta del futuro e vorrei citarne solo 2. Una bella iniziativa che ha avuto tanto successo, penso alla settimana, qualche giorno fa, l'ambasciatore Varricchio, ambasciatore italiano presso gli Stati Uniti, che è un alunno dell'Università di Padova, all'interno delle nostre iniziative.
E quindi il Meet Your Future dedicato agli studenti e dopodiché il Network on Demand dedicato invece a chi vuole fare network e vuole allargare le proprie conoscenze e le proprie relazioni all'interno di questa organizzazione. Rete di persone, dicevo, tutti quanti noi in qualche modo stiamo vivendo questa università, quanto più l'università rifulge della sua grandezza, tanto più anche noi ne beneficiamo, ne gioiamo. Questo è un pochino l'invito che vorrei lasciarvi. Complimenti per questa bellissima iniziativa, è una gioia, evidentemente un grande orgoglio pensare a qualche nostro predecessore alumno che così tanto si è distinto a livello internazionale e che in qualche modo riusciamo a celebrare tutti insieme. Anche questa è un'espressione della nostra appartenenza come alunni a questa università. Grazie mille e buon lavoro. Bene, grazie dottor Novello. Vorrei, prima di introdurre il nostro prossimo relatore, parlare di una, direi, bellissima iniziativa editoriale da parte della Padova Publishing, Padova University Press, che ha preparato, per chiunque desideri acquistarlo, un cofanetto che consiste di 3 volumi. Il primo volume contiene le conferenze e altro materiale che sono state fatte all'epoca dell'inaugurazione della intitolazione del Dipartimento a Tullio Levi Civita. Il secondo libro contiene, il secondo volume è la copia anastatica della tesi di Tullio Levi Civita. Abbiamo avuto la fortuna di trovare questa tesi un anno e mezzo fa e la casa editrice della nostra università ha fatto questo splendido lavoro e veramente bisogna veramente toccarla per capire che non è l'originale. È veramente bellissima, quindi è anche un bell'oggetto per chi amasse avere quasi una testimonianza originale del nostro. Il terzo volume contiene alcuni articoli spiegati, ovviamente non sono alla portata di chi non si intende di questi argomenti, ma nel primo volume c'è una spiegazione abbastanza accessibile a tutti del contenuto di questi articoli, quindi è un oggetto che può interessare una qualsiasi persona interessata alla storia della nostra cultura. Bene, allora voglio introdurre il prossimo ospite. Allora vorrei dire due brevi parole, promessa, su una disciplina matematica che compie più o meno una settantina d'anni oggi, e questa disciplina matematica si chiama teoria del controllo. Abbiamo sentito parlare di leggi fisiche, abbiamo sentito illustrare queste magnifiche scoperte del nostro XX secolo. E quando parliamo di leggi fisiche, partendo anche dal passato, noi parliamo solitamente di variabili che illustrano queste, l'evoluzione di certi oggetti, che potrebbero essere il moto di un corpo, o potrebbe essere l'evoluzione di una malattia, o potrebbe essere anche l'evoluzione di vari soggetti, un mercato finanziario, per dire. Ci sono delle leggi, quelle che chiamiamo le leggi di natura. Okay? Una settantina di anni fa comincia una teoria che parla di queste leggi, ma anche dell'intervento dell'uomo su queste leggi per poterle guidare verso degli scopi che sono ritenuti favorevoli in un certo ambiente. Allora, oltre alle variabili che si descrivevano, l'evoluzione di queste cose naturali, che potrebbe essere appunto il moto di un corpo celeste
o la massa, una massa tumorale, la dimensione di una massa tumorale che è guidata dalle leggi della biologia e della fisiologia e della patologia, chiaramente. Vogliamo inserire nelle nostre equazioni qualcosa, una variabile che rappresenti il nostro intervento, d'accordo? E queste nuove variabili si chiamano variabili di controllo. Questa è la teoria matematica del controllo. Questa teoria si è sviluppata in maniera formidabile in questi ultimi 70 anni e oltre all'iniziale scopo applicativo e i continui successi in questo campo, questa è una teoria che in realtà ha gettato luce anche moltissimo su quelle che erano le teorie che i matematici chiamano normalmente il calcolo variazionale, che spiegavano l'evoluzione di oggetti naturali secondo le leggi di natura. D'accordo? Quindi, ok, oggi abbiamo qui il massimo esponente mondiale della teoria del controllo, un uomo che ha gettato luce sulla geometria e sull'analisi di questa teoria, un uomo a cui tutta la matematica che si occupa, il mondo matematico che si occupa di queste questioni è estremamente grato. Sono qui quindi a presentarvi il professor Sussman della Rutgers University. La sua biografia non mi dilungherò a parlarne, si tratta di una persona che ha insegnato in tutte le università, in molte università del mondo, e che, ripeto, ha veramente segnato la svolta su molte questioni di questa teoria del controllo, scrivendo sostanzialmente tutte cose assolutamente fondamentali. Allora voglio cedere la parola a Hector Sussman, che ci parlerà, partendo da Galileo, arriverà a Levi Civita, quindi di una storia anche molto padovana. Vorrei ringraziare l'Università di Padova per questo invito e ringraziare il mio grandissimo amico Franco Rampazzo per questa presentazione, queste parole esagerate. Cercherò di parlare in italiano. Io ho sentito dire che gli italiani sono molto tolleranti con gli stranieri che cercano di parlare italiano, allora vi ringrazio davanti per la vostra tolleranza. Siccome il relatore che mi ha preceduto già ha parlato abbastanza in dettaglio sulla relazione e gli aspetti tecnici della relazione fra Levi Civita e Einstein, la teoria della relatività generale, io ho scelto di parlare piuttosto dal contesto, perché il lavoro di Levi Civita sulle le connessioni, il parallelismo, che è la parte più interessante per me delle contribuzioni di Levi Civita, si inserisce in un contesto di una ricerca su idee molto molto vecchie. E io voglio parlare di questo contesto e alla fine ci saranno qualche parole sulla contribuzione di Levi Civita. Il contesto è un'idea antichissima, l'idea che il moto dei corpi celesti può darsi che sia determinato dalla geometria, dallo spazio, e che i corpi si muovono lungo traiettorie che sono forse le curve le più naturali e le più semplici determinate da questa geometria. Questo già si trova in una versione non troppo precisa per i nostri criteri moderni, in Aristotele, no? Ogni
trasporto infatto o è circolare o su linea retta o misto, ed è necessario che i primi due siano anteriori a questo, perché esso consta di quelli. Quello circolare poi è anteriore al rettilineo, poiché è più semplice e più perfetto. Se voi avete capito questo, felicitazione. Ma il signore che ci guarda di là, non so se lui lo ha capito, ma io vorrei parlare sullo sviluppo delle idee intorno a questa formulazione generale. La conversazione sarà divisa in tre parti, basicamente, dai quali la prima sarà sulle idee fisiche, la seconda sulle idee matematiche e la terza sul ruolo delle civiltà. Franco, vedi il problema? C'è un piccolo problema qui, perché mi sembra che abbiamo il file. Bene. Parliamo di... Come faccio? Ho anche bisogno di un po' di istruzione. Come faccio per andare indietro? Proviamo solo se dobbiamo aver scaricato il file sbagliato. Sì, ho scaricato il file. No, spiegazione. C'era un file. Mi scusi, ma Questo è nuovo? No, questo è quello vecchio, adesso mettiamo quello lì. Questo è il nuovo? Sì. Sì. Sicuro? Questo è il buono. E come faccio per andare indietro? Indietro? Ok, bene. Ok, questa è la versione nuova e vera, e valida. Ok, bene. Grazie. Bene, questa idea di Aristotele sembra troppo semplice per essere vera, ma in realtà tutto ciò che è stato fatto dopo Aristotele sono delle variazioni sullo stesso tema. Io parlerò solo degli sviluppi fino agli anni 1910-1920, allora non parlerò di tutte le idee più recenti sulle connessioni in relazione con altre forze, la teoria delle stringhe e altre teorie più moderne. Ci saranno tre parti: la parte sulla fisica, la parte sulle idee matematiche e la parte sulla contribuzione di Levi-Civita. Prima le idee sulla fisica. E come già abbiamo detto,
come questa storia comincia con Aristotele. Per secondo Aristotele ci sono due tipi di moti, moti naturali e moti violenti. Il mondo è distinto in una zona celeste e una zona terrestre, anche detta anche sublunare. Nella zona celeste i moti sono tutti moti naturali circolari, lungo sfere solide cristalline. Nella zona terrestre ci sono moti naturali e moti violenti, il moto naturale dei corpi pesanti e il moto verso il loro luogo naturale, cioè verso il centro della Terra. E questo moto, ci dice Aristotele, ha luogo con una velocità proporzionale al peso del corpo, inversamente proporzionale alla densità del mezzo, e i corpi leggeri si muovono verso l'alto, verso il luogo naturale che è la sfera della Luna. E tutto ciò che si muove, tutto ciò che si muove è moto da una potenza motrice. Per i corpi celesti la potenza motrice è l'intelligenza divina, per gli esseri animati la potenza motrice è l'anima, per i corpi inanimati il moto ha luogo per la tendenza del corpo a trovare il suo luogo naturale. E la quiete è lo stato naturale di un corpo non soggetto a nessuna forza. Allora, queste nozioni hanno dominato il pensiero in Europa per quasi 2000 anni. Ma ci sono eccezioni, come per esempio il caso di Giovanni Filoppono, che verso la metà degli anni 500 scrisse: ma questa idea di Aristotele è completamente erronea, il che può essere corroborato meglio con osservazione piuttosto che con argomenti verbali. L'osservazione è una cosa molto semplice, ognuno può fare questo e vedere che il tempo di caduta di tutti i due corpi, anche uno molto pesante e l'altro molto leggero, i tempi sono praticamente gli stessi, contrariamente ad Aristotele. E mi sembra che il signor Galileo dove apprezzare il sarcasmo in questa menzione delle osservazioni piuttosto che con argomenti verbali. Allora, praticamente tutti, meno qualche eccezione, accettarono le idee di Aristotele fino al 600, quando la fisica aristotelica fu finalmente screditata in Europa dalla rivoluzione copernicana e le scoperte di Galileo e Newton. E dopo Galileo e Newton non c'è più una divisione fra la zona celeste liscia e incorruttibile e la zona terrestre sublunare. La Luna ha crateri e montagne, Giove ha delle lune, Venere ha delle fasi, i pianeti ruotano intorno al Sole e non intorno alla Terra, e le loro orbite sono ellittiche e non circolari. Il moto naturale dei corpi, quando non interviene una forza esterna, è rettilineo uniforme. La quiete non è più lo stato naturale di un corpo non soggetto a nessuna forza. I movimenti dei corpi non sono causati da una potenza motrice, ma sono il risultato della combinazione di due fattori: l'inerzia, che causa in principio un movimento rettilineo con velocità costante, e le forze esterne che modificano la velocità impartendo al corpo un'accelerazione. E le leggi che governano i movimenti dei corpi sono le stesse in cielo come in terra. Il moto della Luna e la caduta di una mela sono riconducibili alla stessa forza, la forza gravitazionale. E la legge della gravitazione universale afferma che nell'universo due corpi si attraggono in modo direttamente
proporzionali al prodotto delle loro masse, inversamente proporzionali al quadrato della loro distanza. E lo spazio è piatto, è euclideo. I moti naturali in questo spazio, come ho detto, sono moti rettilinei. E la forza gravitazionale modifica questi moti rettilinei impartendo accelerazione. E tutto questo sembra contraddire quella vecchia idea che è la geometria dello spazio che determina il movimento dei corpi. Ma la contraddizione è meno grave e in realtà, se si guarda bene la situazione, non c'è una contraddizione. Prima di tutto c'è il classico fatto che tutti conoscono, l'uguaglianza della massa gravitazionale e la massa inerziale. Questo vuol dire che quando si calcola la forza gravitazionale, la forza gravitazionale agendo su un pianeta, diciamo, proporzionale alla massa del pianeta, ma quando si calcola l'accelerazione, si deve dividere per la massa e allora si ha un'accelerazione che è indipendente dalla natura del corpo, solo dipende dalla posizione. In ogni punto dello spazio c'è un vettore accelerazione, che è lo stesso per ogni corpo particella che si può mettere in quello punto e far muoversi. Okay? Questo vuol dire che l'accelerazione è una proprietà geometrica dello spazio. Beh, in realtà, per essere preciso, si dovrebbe definire la massa gravitazionale e la massa inerziale, e poi si vede che empiricamente la massa gravitazionale e la massa inerziale sono le stesse. Ma poi c'è un problema molto serio, è il problema che cosa è esattamente lo spazio, perché secondo Newton, e questo è spiegato chiaramente nei Principia, secondo Newton c'è il tempo assoluto, lo spazio assoluto, il luogo assoluto, il moto assoluto. E questo è un po' diverso di quello che dice Galileo. Galileo, vediamo, passiamo direttamente. Questo, ok. Questo qui è semplicemente per mostrarvi che è vero che Newton parla del luogo relativo, la quiete relativa, ma c'è la quiete vera, lo spazio immobile, eccetera. Okay? Questa è la storia della nave, la stessa storia che racconta anche Galileo, ma quando Newton parla della nave e di come in una nave si è in una stanza chiusa nella nave, non si sente che la nave si muove. Tutte le osservazioni sono identiche a quelle di una a quelle che si farebbero in una stanza in quiete nella Terra. Okay? Ma Newton insiste sul fatto che c'è il luogo vero, la quiete vera. Okay, manca. Per un momento. C'è ancora. Bene. E qui manca, c'è un problema con il file, qui manca la versione di Galileo della stessa storia, la storia della nave, dove Galileo parla che in una nave che si muove, e se ci sono degli osservatori in una stanza chiusa, e Galileo lo fa più pintoresco, mette delle mosche, altri piccoli animali,
là per vedere il suo comportamento. E ciò che Galileo spiega è che non c'è assolutamente nessuna differenza fra ciò che si osserva in questa nave in movimento e ciò che sarebbe osservato in uno stato di quiete. Ma Galileo non dice mai che in realtà c'è la quiete assoluta, che non, la nave si muove relativamente alla Terra, ma la quiete è la quiete della Terra. O se la Terra si muove, la quiete è la quiete, diciamo, del Sole, o c'è la quiete assoluta qualche parte. Galileo non parla mai di questo. Ignorate questa slide, ok? Per Galileo mi scusi, ma c'è un problema con il file, mancano qualche parte. Per Galileo non c'è secondo Galileo non ci sono lo spazio assoluto, il luogo assoluto, il modo assoluto. Ci sono solo molti relativi, ci sono ciò che oggi chiamiamo sistemi inerziali o osservatori inerziali. Due osservatori inerziali si muovono l'uno relativamente all'altro con velocità costante, ma nessuno dei due osservatori è privilegiato e può essere chiamato l'osservatore inquiete, l'osservatore che non si muove. Questo non esiste. E allora questo indica che in realtà le leggi della fisica dovrebbero essere formulate su fenomeni che accadono nello spazio-tempo, non nello spazio. Perché lo spazio assoluto non esiste, ciò che esiste è lo spazio-tempo. Lo spazio-tempo, nella relatività galileana, c'è il tempo assoluto, e si può parlare della simultaneità assoluta dei due eventi che hanno luogo, che accadono in luoghi differenti, ma non si può parlare del luogo dove sono accaduti due eventi in tempi differenti. Per esempio, domanda chiara, noi abbiamo cominciato quanti minuti fa? Eh? 30 minuti fa. Siamo adesso nello stesso luogo dove eravamo 30 minuti fa? Sì, tutti dicono che sì, ma se voi pensate qualche secondo, voi vedrete che in 30 minuti ci siamo mossi 48.000 chilometri, perché la Terra si muove a questa velocità. Allora siamo a una distanza di 48.000 chilometri di dove eravamo quando abbiamo cominciato questa conversazione. Allora, qual è il luogo assoluto? Siamo veramente nello stesso punto o lo stesso punto è il punto dove eravamo 30 minuti fa e che adesso è a una distanza di 48.000 chilometri di noi? E la risposta della relatività galileana a questa distinzione non ha nessun senso. C'è solo il movimento relativo di punti relativamente altri punti, di osservatori relativamente altri osservatori, e il moto assoluto non esiste. E la conseguenza di questo è che il problema
problema è che io c'è una okay. Veramente mancano più di 10 slides qui. Allora devo cercare una soluzione alternativa. Bene. Ok. Ma se si prende in realtà seriamente la relatività galileana, la conclusione è che si deve fare formulare le leggi della fisica nello spazio-tempo. E se si formulano le leggi della fisica nello spazio-tempo, il risultato è che è perfettamente possibile di formulare la teoria newtoniana della gravitazione come una teoria geometrica, una teoria nella quale c'è lo spazio-tempo, la materia determina la curvatura dello spazio-tempo e questa curvatura dello spazio-tempo determina il moto dei corpi. Questo è possibile. Questa è una teoria che si chiama la teoria di Newton-Cartan, che è stata formulata da Élie Cartan nell'anno 1924, quando Élie Cartan già, evidentemente già conosceva la teoria della relatività di Einstein, e conoscendo la teoria della relatività di Einstein, retrospettivamente ha rianalizzato la teoria della gravitazione di Newton, e mostrò che questa teoria della gravitazione di Newton è anche formulabile esattamente come una teoria della relatività generale di Einstein, come una teoria dove c'è uno spazio-tempo in cui un spazio-tempo curvo, la curvatura è determinata dalla materia e la curvatura dello spazio-tempo determina il moto dei corpi. C'è una differenza fondamentale fra questa teoria e la teoria di Einstein, che è che nella teoria di Cartan-Newton c'è una connessione, ma una connessione che non è derivata di una metrica, mentre che nella teoria di Einstein la connessione che determina l'equazione delle geodetiche e il moto dei corpi è derivata di una metrica. Okay. Per parlare di questo vorrei parlare del ruolo della matematica. Questa è la seconda parte della presentazione sul ruolo della matematica. E cominciamo con Galileo, che come tutti sanno scrisse che la filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente si sta aperto agli occhi, io dico l'universo, ma il libro della natura è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola, senza questi è un aggirarsi vagamente per un oscuro labirinto. Questo lo scrive Galileo. Allora vediamo il ruolo della matematica. E vorrei parlare di due storie sul ruolo della matematica. La prima è su Newton e la seconda sarà su Einstein e i matematici italiani. Allora, la prima storia è sull'interazione fra il fisico Newton e il matematico Newton. Come voi sapete, in agosto dell'anno 1684, l'astronomo Halley è andato a vedere Newton in suo ufficio a Cambridge e gli chiese come sarebbe il movimento di un corpo attratto
per un centro di attrazione con una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza. E allora Newton istantaneamente rispose: è una orbita ellittica. E Halley chiede: ma come sai questo? E Newton dice: è tutto scritto, l'ho fatto i calcoli. E poi Newton mandò i calcoli a Halley, e Halley capì che questa era una contribuzione importantissima che doveva essere pubblicata, e così che sono pubblicati i Principia di Newton. Okay? Ma ciò che è importante di questa storia è questo: Newton non fu né il primo né l'unico scienziato che immaginò una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Questa idea già l'avevano avuto altri. Halley, i suoi amici, Christopher Wren, Robert Hooke, ne parlavano durante le loro riunioni in una taverna a Londra. E Wren anche aveva offerto un premio al primo scienziato che avesse dato una dimostrazione soddisfacente da questa legge. Allora, l'idea girava. Non è un'idea originale di Newton, ma Newton con questa idea fece una cosa che gli altri non avevano potuto fare. Mentre tutti gli altri si aginavano in un oscuro labirinto, Newton riuscì a fare di questa idea un sistema di leggi fisica con cui si può ragionare e ottenere delle conclusioni. Newton riesce a tradurre l'idea della gravità inversamente proporzionale al quadrato della distanza in una formulazione matematica che poi, grazie alla quale può dedurre delle leggi come per esempio le tre leggi di Keplero. Cosa che le leggi di Keplero erano conosciute da tutti in quell'epoca, ma nessuno sapeva come dedurre queste leggi della legge sulla gravitazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Newton lo fece, e questa è stata la grande originalità di Newton, che Newton fu capabile di prendere questa idea qualitativa, verbale, e tradurla in linguaggio matematico, e con questo linguaggio matematico dedurre altre conseguenze che non erano evidenti. E questo è di questo che Galileo parla quando parla di scrivere il libro della natura in linguaggio matematico. Questo è il linguaggio che ci permette di parlare delle leggi della natura in maniera precisa e rigorosa, e ragionare e ottenere delle conseguenze. E Newton fece questo perché ebbe l'idea di Newton, lo stesso Newton, il matematico Newton, che per tradurre le leggi della gravità in linguaggio matematico, ha dovuto creare tutto un sistema di idee nuove: il calcolo differenziale, la nozione di derivate che Newton chiamava flussioni, l'integrale e l'equazione differenziale. E allora, grazie all'aiuto del matematico Newton che inventò la matematica necessaria per tradurre la legge fisica in linguaggio matematico, Newton fu capabile di fare queste deduzioni logiche. Allora, vorrei comparare questa situazione
con ciò che è successo con Einstein e la relatività generale, perché è una situazione più o meno isomorfa. Quando Einstein pubblicò la sua teoria della relatività generale nell'anno 1915, l'idea di uno spazio o spazio-tempo curvo non era nuova. Senza dubbio Gauss e Riemann ne avevano pensato. E c'è per esempio un lavoro del matematico Clifford nel 1870, dove Clifford scrisse chiaramente, e questo l'ho lasciato in inglese, che the investigation of Riemann's investigation may be applied to the Riemann's speculations may be applied to the investigation of physical phenomena. And I hold in fact that small portions of space are in nature to little hills of a surface, o lo spazio curvo. E questa proprietà di essere curvo si trasmette di una porzione dello spazio all'altra, come una onda. E che questa variazione della curvatura è ciò che chiamiamo il movimento della materia. E che nel mondo fisico tutto ciò che accade è questa variazione. Cioè, l'idea dello spazio curvo, la cui curvatura determina il movimento della materia, più o meno. Ma allora, esattamente come nel caso dell'esempio di Newton, Einstein non fu né il primo né l'unico che ha pensato alla possibilità di uno spazio curvo dove la geometria dello spazio è determinata dalla materia e la geometria dello spazio determina il moto dei corpi. Ma di tutti gli altri che avevano avuto questo tipo di idea, nessuno aveva riuscito a scrivere un sistema di equazione che rigorosamente descrivere come la materia produce una struttura geometrica dello spazio-tempo e come questo determina il moto dei corpi. E perché Einstein ha potuto fare ciò che gli altri non avevano potuto fare? Ciò che mancava agli altri era la matematica necessaria, ma in realtà mancavano due cose agli altri. La prima cosa era capire che ciò che è curvo non è lo spazio, ma lo spazio-tempo. Questa è un'idea fondamentale. E questa idea, in realtà, già era là implicitamente nella relatività galileana. Si avrebbe potuto combinare la relatività galileana con la teoria della gravitazione di Newton e fare una teoria dello spazio curvo che determina dopo il moto della materia, ma questo solo è stato fatto più tardi, dopo Einstein, per Cardan nel 1924, perché prima della teoria di Einstein la gente non si era reso conto che questa possibilità era là. Era una possibilità reale, ma non si erano reso conto. Poi c'è stato uno sviluppo fondamentale che fece che subito lo spazio-tempo diventasse l'oggetto fondamentale di studio. Questo è l'elettromagnetismo che fece l'equazione di Maxwell in cui si vede chiaramente che la velocità della luce è una velocità costante indipendente dall'osservatore, e questo questo implica inesorabilmente la necessità di uno spazio-tempo, ciò che Einstein
fece nella sua teoria della relatività ristretta nel 1905, quando fece la teoria su uno spazio piatto con una metrica di Minkowski e uno spazio dove che ha delle proprietà geometriche un po' diverse dello spazio euclideo, ma dove la velocità della luce è costante, concordando con i fenomeni dell'elettromagnetismo. Ma allora, con l'idea dello spazio-tempo, l'altra cosa che mancava a Einstein per poter sviluppare una teoria della gravitazione sulla base di uno spazio curvo, spazio-tempo curvo, l'altra cosa che mancava era la matematica. E nell'epoca di Einstein già non era possibile neanche per un intelletto gigantesco come quello di Einstein di diventare anche il matematico creatore della matematica necessaria per fare la fisica. Già non era possibile che ci fosse l'Einstein matematico come c'era stato il Newton matematico che creò la matematica per il Newton fisico. Allora è qui che Einstein ha avuto bisogno di aiuto dalla parte di altri, la parte dei matematici. Einstein, come già il professor Lamour l'ha spiegato, aveva il suo amico Marcel Grossman, e Marcel Grossman che non lavorava in geometria differenziale, ma conosceva la geometria differenziale, aiutò Einstein scoprire i lavori dei matematici italiani, soprattutto Ricci e Levi-Civita, e il calcolo differenziale assoluto sviluppato da Ricci e Levi-Civita diventò lo strumento, secondo le parole di Levi-Civita, quando Einstein trovò in esso lo strumento mirabilmente preparato è quasi predestinato all'esposizione matematica della sua teoria della relatività generale. Era, secondo Levi-Civita, una teoria concettuale e algoritmica che permette di tradurre le proprietà geometriche e fisiche dello spazio in forma analitica, indipendente dalla scelta particolare delle coordinate. Allora, mi sembra che queste due storie, la storia di Newton e la storia di Einstein e i matematici italiani, sono isomorfe. E nei due casi diventa assolutamente necessario per formulare una teoria fisica di avere un linguaggio matematico. E il fisico trova questo linguaggio matematico. Nel caso di Newton, lo stesso Newton fu il creatore del linguaggio matematico, nel caso di Einstein furono i matematici, cominciando con Riemann e Christoffel e dopo Ricci e Levi-Civita. Quanto tempo? Per finire, il professor Damour già ha parlato del ruolo di Levi-Civita. Allora vorrei solo mostrarvi un testo di Einstein, dove Einstein scrisse che l'apporto importantissimo di Levi-Civita mi sembra consista nella seguente scoperta teorica. Il risultato essenziale della teoria della relatività generale è precisamente il superamento dello spazio rigido, ossia del sistema inerziale, è legato solo indirettamente con l'introduzione di una metrica riemanniana.
L'immediato essenziale elemento concettuale è il campo degli spostamenti, il quale permette di esprimere lo spostamento infinitesimale di un vettore. Allora, quello che Einstein vuol dire là è che Levi Civita scoprì la nozione di traslazione parallela. Prima, a un livello infinitesimale, si può fare una traslazione, diciamo, negli spazi affini, come lo spazio euclideo, c'è un parallelismo globale di vettori. Si può parlare del parallelismo di un vettore in un punto e di un vettore in un altro punto. In uno spazio curvo, in principio, questa nozione di parallelismo è priva di significato, in principio. Ma ciò che la scoperta di Levi Civita è che prima si può parlare di parallelismo infinitesimalmente, cioè se abbiamo un vettore in un punto e ci muoviamo una distanza infinitesimale in una direzione, si può trovare il vettore parallelo là. E poi, continuando questi movimenti infinitesimali, si può parlare di parallelismo lungo una curva. E questa è la nozione di traslazione parallela. E quando abbiamo nozione di parallelismo lungo una curva, allora si può parlare naturalmente di accelerazione, perché l'accelerazione perlomeno l'accelerazione non è zero quando il vettore velocità non è parallelo. Zero accelerazione vuol dire che il vettore di velocità è parallelo, e questa è l'equazione delle curve geodetiche. E finalmente, cosa abbiamo imparato in 2000 anni di questa storia? Bene, il libro della natura, pagina scritta verso l'anno 1920, non voglio parlare di tutte le cose che sono state fatte dopo la relatività generale, nel libro della natura già non ci dice più che i corpi celesti, per esempio, si muovono in traiettorie circolari perché il cerchio è la curva perfetta, ma ci dice che i corpi si muovono secondo l'equazione geodesica, dove Nabla è la connessione di Levi Civita. Questa è la conclusione di questa ricerca di 2000 anni. Vorrei scusarmi per ragioni complicate che non capisco bene, mancavano qualche slide qui, c'erano altre cose di cui avrei voluto parlare, ma non ho potuto, perché non solo mancavano delle slides, ma quelle che sono rimasti con un ordine complicato che è stato difficile seguire per me. Allora, bene, ringraziamo Hector Sussman per questa bellissima conferenza. E se ci sono domande sulla storia, sull'oggi, sulla matematica, su quello che volete. So when you mentioned these mathematicians that in a tavern they were already discussing that the law of the gravitation was inversely proportional devo parlare in inglese o in italiano? Quando menzionò questa legge questi matematici, questi fisici che in una taverna già sapevano, già sospettavano che la legge della gravità fosse inversionale al quadrato della distanza. Chiarissimamente. Come
lei sa come erano giunti a questa conclusione, che ragionamenti avevano fatto per scoprire questa legge? Bene, prima di tutto c'è un argomento qualitativo che suggerisce che questa forza d'attrazione deve essere una funzione decrescente della distanza. Okay? Questo è naturale. È naturale anche che sia una forza, la direzione della forza sia la direzione, nella direzione del corpo che attrae l'altro. Ah, perché il quadrato della distanza, c'è un'analogia, se tu cominci a designare delle linee di campo, allora basicamente il numero di linee che attraversa una superficie a una certa distanza dal centro è proporzionale all'area della superficie, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Un argomento geometrico, quindi. Suggerisce che è un argomento geometrico. Sono qui. Sì. Francamente non so come eravamo. C'è un altro argomento che è molto importante. E questo è un argomento matematico rigoroso. Se tu prendi la legge di Keplero sui tempi, i periodi dei corpi, la relazione con il diametro dell'orbita, diciamo. Se immaginiamo che solo abbiamo dei pianeti in orbite circolari, diciamo, ignoriamo l'elletricità, orbite circolari. Se immaginiamo orbite circolari, allora la legge di Keplero, come il cubo del tempo è proporzionale al quadrato dell'asse del diametro dell'orbita, okay? Allora, questa legge, se l'applichiamo al caso di orbite circolare, se facciamo l'ipotesi che la forza è centrale e ortogonalmente simmetrica, cioè la forza solo dipende dalla distanza, è una funzione della distanza, perché ci sia questa legge di Keplero, bisogna che sia inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Se invece del quadrato prende per esempio altre potenze della distanza, trovi una forma della legge di Keplero differente, un'altra potenza del tempo è proporzionale al quadrato della distanza. Per avere la legge di Keplero com'è, bisogna che ci sia il quadrato della distanza. Ma questo assolutamente non implica che una forza gravitazionale inversamente proporzionale al quadrato della distanza risulta in orbite ellittiche. Ringrazio per la splendida lezione, interessantissima. Io mi stavo girando nell'oscuro labirinto della cosmologia moderna, così come Galileo, scusate il paragone, si aggirava prima di dire le sue parole nell'oscuro labirinto della meccanica. Il cosmologo moderno è il professor D'Amour. Pardon? Per me? Il cosmologo moderno è lui. Sì, sì, lo so, ce ne sono molti, ma Thibaud anche. In realtà volevo segnalare un fatto sorprendente. Ho sentito qui citare Cartan del 1924, che mise in azione e creò questa
connessione newtoniana, no? Nello spazio-tempo di Newton. La formulazione della teoria di Cartan, sì, con la connessione si trova in una delle slides che mancano. Ah, va bene, io spero, vi auguro che gli organizzatori mi facciano avere il prima possibile queste slides. In realtà volevo segnalare un fatto per me interessante, appunto mi aggiravo in questo labirinto della cosmologia moderna quando mi sono messo in testa un'idea veleitaria, è quella di vedere che matematica, di quale matematica ci fosse bisogno per mettere in ordine questa confusione. E con mia grande fortuna si tratta proprio dell'istituzione di una connessione sullo spazio-tempo cosmico, dove le galassie vengono interpretate come elementi di un fluido galattico, quindi come una congruenza di curve spazio-temporali, ma dove non c'è nessuna metrica, sia chiaro. All'inizio della costruzione non c'è metrica, perché ci sono al massimo delle sezioni spaziali dove ci sono delle metriche tridimensionali. Questo deriva da una serie di assiomi molto semplici e ragionevoli, da cui viene fuori questo. Però, malgrado la pochezza e la povertà di una struttura di ipotesi così semplici, viene fuori l'esistenza di una famiglia di connessioni, che ho chiamato connessioni cosmiche, che preludono alla dinamica, cioè senza bisogno di pensare a come il fluido cosmico si evolve. Per farla breve, date questa connessione, si possono introdurre degli assiomi successivi che portano alla dinamica. Uno di questi, adesso è complicato dirlo, porta alla connessione, ad una connessione che è di Levi-Civita, diciamo deriva da una metrica che, guarda caso, senza bisogno di tante elucubrazioni, è di tipo lorenziano. E questo dà il via alla creazione di quello che è il famoso modello standard della cosmologia moderna, ma diciamo in maniera più ordinata. Ma la chiave di volta di questo processo, e sono molto contento di poterlo vedere detto qui, è una famiglia di connessioni. Connessione gioca un ruolo prima della metrica, e quindi mi dà grande soddisfazione veder confermato questa mia idea. Grazie, scusi. Io, prima di tutto, ci sono anche delle ragioni, dei motivi strategici per cui io ho scelto di non parlare di cosmologia moderna. Ah, io l'ho chiamata così perché... Ma secondo tutto ciò che ho sentito dire, il professor D'Amore è il vero esperto su queste cose, ma le connessioni non necessariamente connessione di Levi-Civita, esatto, certo. Ma le connessioni generali, connessione astratta su fibrati, sì, okay, tangenti. Connessioni che non necessariamente sono derivate da una metrica, sono dappertutto nella, certo, nella teoria moderna delle, e sono dei campi. Sono uno strumento di lavoro molto generale. Là, diciamo, mi sembra che dopo che Levi-Civita formulò l'idea di ciò che oggi chiamiamo connessione affine, poi nell'anno 23 Hermann Weyl formulò la nozione generale di connessione su un fibrato, su un fiber bundle. Ecco, a proposito di Hermann Weyl, questo è stato, sì, utilizzato. Solo più un commento, poi mi ritiro in buon ordine. I cosmologi si basano su un principio cosmologico di Weyl, no? In genere, che già parte troppo avanzato, cioè suppone già come principio, come postulato, che lo spazio-tempo cosmologico sia
di tipo lorenziano, già con tutta una metrica. E questo è un salto spaventoso. Passare subito, prendere questo come postulato, cioè perdere un mare di nozioni altrettanto interessanti e importanti. Peccato. Adesso capiamo meglio, grazie. Okay. Grazie alle connessioni di Levici. Grazie, scusa. Grazie molto. Bene, c'è qualche altra domanda? Curiosità? Bene, allora ringrazio ancora Hector Sussman.